Col condor lassù vola nel cielo più blu, splende sempre più. È un condor che dà fortuna a chi lo vedrà, Pepero questo lo sa. Inizia il viaggio con grande coraggio per cercare il tuo papà. Il destino è segnato, il regno del dorato ti aspetta e tu lo sai. Pepero è il ragazzo delle Ande, quante avventure qui tu incontrerai. Tempo fa è partito il tuo papà e non sai il destino dove ti porterà. Oh, Pepero è il ragazzo delle Ande, quanti amici qui tu incontrerai. La leggenda narra che il condor sa dov'è. Pepero è un giovane ragazzo indio cresciuto in un villaggio dell'America Latina. A 10 anni, fra i monti delle Ande, si diventa maggiorenni e Pepero decide di mettersi in viaggio per ritrovare suo padre scomparso. La sua meta è El Dorado, una città di cui si sa ben poco. Con lui sono la piccola Cana, Asteco, Ciucciu e il vecchio Cicicaca. Su, coraggio, Cana, ancora un po' e saremo arrivati. Fa un caldo terribile. È meglio fermarci qui per stanotte. Cana sta poco bene. Stiamo sempre alle solite, continuiamo a perdere tempo. Sono stufo di continuare a sentire le vostre lagne. Scusami, Cana, non ce l'ho con te. Di questo passo non arriveremo mai, Eldorado. Asteco! Sì, purtroppo ha ragione. È tutta colpa mia. Continuo a farvi perdere tempo prezioso. Voi grandi a quest'ora sareste già arrivati. Scusami, Cana, ma io non intendevo offenderti, davvero. Sì, ha ragione, lo penso anch'io. In fondo siamo tutti stanchi, abbiamo un po' i nervi a pezzi. Ehi, guardate là! Oh, sembra un vulcano in eruzione. È proprio un terremoto. Oh, è pericoloso, andiamocene via subito. Guardate là. È un uomo. Vado a dargli una mano. Sta attento. Perché sempre lui? Ci andrò anch'io stavolta. Eh sì, anch'io. State attenti. Vi ringrazio molto, vi devo la vita, ragazzi. Meno male che la sua ferita non è grave. Mi dica, ma che cosa ci faceva in un posto così? Pregavo, andavo a portare dei doni a Dio. A Dio? Dio? C'è qualcosa in quel cratere lassù? Ma certamente, in cima c'è un vecchio santuario, eretto in onore del Dio di Eldorado. Cosa? Ha detto Eldorado? Sì, figliolo.
Noi siamo in viaggio da parecchio tempo. Stiamo cercando la città di Eldorado. Oh, voi per caso sapete dove si trova la città di Eldorado, ragazzi? Oh. Che idiozia! Non saremmo qui se sapessimo dove è Eldorado, non le pare? Eh sì, è vero! Eldorado è una città che nessuno ha mai visto, nessuno purtroppo, nemmeno io. Non ne so niente. E come fa a conoscere l'esistenza del santuario? Nei tempi antichi la gente di Eldorado ha costruito il santuario e io sono un discendente di quelli che proteggevano il santuario. Tutto qui. Se doveva proteggere il santuario di Eldorado, allora dove si trova? È nel cratere di quella montagna. Eh? Dentro quella montagna? Finalmente abbiamo trovato una traccia, ma è nel vulcano. Mi fate ridere. Non se la prenda, signore. Su, adesso deve riposarsi un po'. Così la ferita guarirà prima. Oh, grazie, figliuoli. Anche voi vi dovete riposare, però. C'è dell'acqua e del cibo nella credenza. Prendete tutto quello che volete, ce n'è in abbondanza. Poi andate a letto. Molte grazie. E ci fermeremo 2 o 3 giorni, giusto il tempo perché lei guarisca. Grazie. Cosa fai qui, cane? Oh, beh, però... niente. Mi stavo chiedendo se è vero che la gente del villaggio di Eldorado ha fatto quel santuario. E perché? Non saprei perché, ma una cosa è certa. C'è un santuario nel cratere. Se lo vedessi, credi che riuscirai a ricordarmelo? Ci stai ancora pensando, vero? Beh, ti consiglio di dimenticarlo. Comunque, per il momento non ci si può ancora avvicinare, credo. Già, è vero. Senti, perché non suona una canzone con il tuo flauto? Certo. Forse quella bambina, Kana, è possibile che lei sia già stata al villaggio di Eldorado. Dice d'aver visto un condor con le ali dorate una volta, ma non si ricorda d'altro. Poverina, purtroppo ha perso la memoria. Già, ma se Kana fosse in rapporti con quel dio, questo potrebbe farle tornare la memoria. Non è detto che questo sia impossibile. Beh, potrebbe essere una buona idea. Perché no? Lei è al servizio di quel dio. Forse può essere in grado di far tornare la memoria a Kana. Le confesso che sono stanco di girare il mondo senza una meta. Voglio trovare Eldorado. I nostri avi ci hanno tramandato molti misteri e molti segreti. Forse esiste il modo di riacquistare la memoria, figliuolo. Davvero? Dice sul serio? Ehi, Kana! Kana! Buone notizie, potrà ricordarti del passato. Cosa? Sembra che quel vecchio sappia come fare. Potrai riacquistare la memoria, finalmente. Davvero? Presto, vieni! Azteco, aspetta! Se quello che ha detto prima corrisponde a verità, faccia tornare la memoria a Kana. O quello che ha detto sono tutte bugie. No, figliolo. E allora ce lo dimostri. C'è una premessa da fare. Si perde la memoria perché Dio volerlo. E non è sempre opportuno insistere finché torni. Bisogna aspettare. Sì, cane, il vecchio saggio ha ragione. Dovrai aspettare. Occorre molta pazienza. Accidenti, vuoi startene zitto una buona volta? Kana vuole ricordare. Te l'ha detto lei stessa. Non è vero, Kana? Se riesco a ricordarmi di qualcosa, ci aiuterà nel nostro viaggio. La prego di aiutarmi. Se proprio insisti, figliuola, proverò. Oh, finalmente una buona notizia! Tieni, bevi questo. Ti farà venire una grande sonnolenza e solo il tuo cuore potrà viaggiare nel mondo del passato.
Come ti senti? Ora rilassati e sdraiati. Il tuo spirito tornerà nel mondo del passato, quando eri ancora più piccola. Vedi qualcosa, figliola? Vedi qualcosa? Sì, molta gente. Un grande lago. Sto morendo. Aiutatemi, sto morendo. Un grande lago. Morendo? E perché? Perché? Non lo so. Non voglio morire. Aiutatemi. Aiutatemi. Cala, che ti succede? Silenzio. Oh, no, no, no. No. Deve essere stato qualcosa di tremendo, figliola. Cana! Cana! Peppero! Mi dispiace. Le deve essere successa una cosa terribile in passato, qualcosa che ha provocato uno shock, e io l'ho costretta a ricordare. Accidenti. Mi dispiace, Peppero. No, non credo che sia stata sua la colpa. Beh, perché mi guardi in quel modo? Non è stata nemmeno colpa mia. È stata Cana a volerlo fare. Cos'è? Stai cercando delle scuse per caso? Chi? Scuse io? Non dire fesserie. Figliasco! Su, su, ora basta, Peppero. Cercando di aiutarci tutti. Prima ha quasi rischiato la vita per darci una mano e quel vigliacco finge di ignorarla. Già, intanto Cana non si è ricordata di niente, malgrado tutta la scena che ha fatto. Ma come ti permetti? Su, smettetela, non pensiamoci più adesso. Cana. Cana, dove sei adesso? Cana! Presto, svegliatevi! Cana non c'è più! Che cosa succede, Peppero? Non c'è più, Cana, se n'è andata! Cana! 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 Forse è andata giù al fiume! Presto, dobbiamo cercarla, anche tu, Asteco. Fai un giro qui intorno, vedi se la trovi. State tranquilli, è andata a dormire presto ieri sera e stamattina sarà uscita di buon'ora. Non riesco a trovarla. Chissà cosa le sarà successo.
Oh, speriamo bene. Ehi, guardate! Guardate lassù! Vista da qui sembra proprio lei. Sì, può darsi. È Kana! Si dirige verso il santuario! Cosa? Mio Dio, quella bambina sta correndo un grave pericolo! La bocca del vulcano può esplodere da un momento all'altro! Kana! Forse scoprirò qualcosa su Eldorado qua giù. Kana! Stai correndo un rischio inutile. Non sai se Kana è scesa qui. Non importa, scenderò lo stesso. Vengo anch'io! È pericoloso, ragazzi, ve lo sconsiglio. Ma se c'è Kana laggiù, dobbiamo fare qualcosa. Farà mai da solo. Andrò a dargli una mano. Pepero, Ciuccio, scappate subito, andate via! Forza, ci sono anch'io a darvi una mano. Thank you.
legati alla corda! Presto, andiamocene da qui! Questa è la prima grande esplosione. Non potrete mai più avvicinarvi al santuario. Questa è la decisione di Dio, una decisione irrevocabile. Ma il Dio di Eldorado ci ha dato un segno. Ho visto la stessa statua nel sogno. Cosa? Sì, la statua del sogno. Ho fatto appena in tempo a prenderla. Cosa? Questo sarà di grande aiuto. Grazie, Kana. Ora sarà molto più facile per noi cercare il Dorado. Kana, ti chiedo scusa. E di che cosa mi hai aiutato a trovare quel segno? Sono contento che tu la pensi così. Le auguro buona fortuna. Pregherò per voi, amici. Avrete il Dorado di sicuro! Arrivederci! Arrivederci! Kana si è ricordata del santuario di Kepita. E Pepero e i nostri amici possono riprendere il viaggio verso il Dorado a cuor leggero. Pepero, durante il suo viaggio, incontra un cavallo bianco. Tuttavia il destriero ha un carattere ribelle. Crea scompiglio nei villaggi. Gli abitanti cercano di catturarlo, ma invano. Il diavolo bianco è la nuova sfida che Pepero deve affrontare. Riuscirà a catturarlo? Vola, Pepero! Il tuo cammino è irto di difficoltà. Il Condor Dorato ti indica la via da seguire. Nella prossima puntata di Pepero, il ragazzo delle Ande. Giove, il cavallo bianco. Sono Condor lassù, vola nel cielo più blu, splende sempre più. Che dà fortuna a chi lo vedrà.